Il mondo, colpito in modo così grave dalla pandemia, ha tanto bisogno oggi e lo avrà sicuramente domani della parola dell'amore e della verità che dobbiamo e vogliamo portarci in modo entusiasmante e competente. We should not forget today in our prayer all those who have been suffering during the last year. Let's pray for our departed professors, family members, for all those who are struggling with health problems, anxiety, depression. Each Eucharistic celebration helps us to understand that the cross and suffering are not the last words. God is not leaving us alone. The light of His victory accomplished in Christ accompanies all our efforts. Last not least, il Rettore vuole pregare oggi in modo speciale per tutte le donne che non sono solo la parte sempre più bella e spesso più efficace della nostra comunità, ma senza quali la nostra università svanisce. All'inizio della nostra celebrazione sono felice di salutare cordialmente Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi, è nostro ex alunno. Si è laureato nel 1974 nella licenza in filosofia alla nostra università. La ringraziamo tantissimo per la sua presenza tra di noi in questo tempo difficile. Aspettiamo le sue parole. Celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore.
Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Nella tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa e, poiché non può vivere senza di te, guidala sempre con la tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Certo lo libererebbe dalla sua lebbra. Naaman andò a riferire al suo signore. La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. Il re di Aram gli disse: va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 vite di altri. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Naaman si svegliò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse la banale, il parfa, i fiumi di Damasco non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto:
bagnati e sarai purificato. Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dell'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra, se non in Israele. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. But only
Laustibi Christe, Rex Eterne Glorie. Cari fratelli e sorelle, sono in modo speciale riconoscente alla mia alma mater per questo invito a prender parte all'omaggio che si rende annualmente a San Tommaso d'Aquino, patrono dell'Università Angelicum. Ho frequentato questa università dal 1972 al 1974 per una licenza in filosofia e ho avuto allora il privilegio di seguire il congresso tomista internazionale del 1974 a Roma e a Napoli, che ha visto la partecipazione di San Giovanni Paolo II, 4 anni prima della sua elezione al Solio Pontificio. Approfondire il pensiero di San Tommaso a quell'epoca non era una cosa scontata, poiché la debacle post-conciliare aveva generato un pregiudizio dominante, la messa da parte del tomismo quali condizioni del progresso e del rinnovamento conciliare. Ho superato questo scoglio grazie alle mie letture di Mariter, Gilson, Fabbro, Delubac e von Balthasar, ed accogliendo in questo luogo la grande saggezza e autorità di alcuni maestri, tra i quali padre Ambrose McNicoll, domenicano, un vero maestro, di cui conservo un ricordo indelebile. Gli studi di filosofia mi hanno fatto allora apprezzare il pensiero metafisico di San Tommaso, ma nel corso degli anni ho compreso che la sua creatività filosofica era motivata e comandata dalla sua opera teologica. Tommaso d'Aquino è stato in primo luogo e innanzitutto un teologo. Non ha preteso di sviluppare una filosofia autonoma e separata, ma di dotarsi piuttosto degli strumenti concettuali quanto più adeguati possibile per render conto del dato rivelato, vale a dire della parola di Dio. Fanno fede di ciò i suoi numerosi commentari scritturistici, il suo attento e rispettoso attingere ai padri della Chiesa, la sua preoccupazione per la verità da qualsiasi parte provenisse, anche dagli autori pagani, e soprattutto la sua apertura al soffio dello Spirito Santo, l'artefice per eccellenza della nostra obbedienza alla parola di Dio. La sua teologia
molto articolata razionalmente, resta comunque una meditazione della parola, piuttosto che una costruzione intellettuale, pur se corredata da sottili distensioni, secondo il gusto del tempo. Sul messaggio delle letture bibliche di questo giorno, che ricorda come nessun profeta è bene accetto nella sua patria, nemmeno Cristo, l'Aquinate ha scritto con il suo buon senso e realismo, cito: un primo motivo è che quando uno si trova nella sua patria, molti che sono a conoscenza delle sue debolezze le riportano sempre alla memoria. In effetti, proviene dalla malvagità degli uomini il pensare sempre più alle debolezze che alle perfezioni. Fine della citazione. L'esperienza dei profeti illustra davvero il rifiuto ostinato che la malvagità umana oppone alla volontà di Dio. È una costante dell'antica e della nuova alleanza il rigetto e la persecuzione di queste persone. È anche una costante della storia della Chiesa, poiché l'uomo peccatore, allontanatosi da Dio, non si lascia condurre senza resistenza alla conversione e all'obbedienza della fede. Occorre tutto l'impegno e la sollecitudine dello Spirito Santo per far scoprire il volto del Padre misericordioso nei tratti del Signore crocifisso e risorto e vincere così le resistenze del peccatore. Lo Spirito giunge a ciò assimilando il profeta al destino del Maestro, rendendolo capace di soffrire, ispirandoli di restare fedele alla parola divina e di perdonare le offese e il rifiuto. San Tommaso non ha avuto solo successi della sua carriera intellettuale. Egli ha dovuto far fronte a sfide e contestazioni al suo insegnamento. Alcuni anni dopo la sua morte, Alberto Magno ha dovuto prendere pubblicamente le sue difese contro i sospetti di eresia che gravavano su certe sue proposizioni. È noto che Tommaso abbia dato prova di grande audacia e di pari acume, approfondendo il pensiero di Aristotele, così come trasmesso dagli arabi. Egli ha saputo dialogare con questo sistema, e cioè dargli ascolto, discernere i suoi punti deboli e integrare le sue sparse verità in un'armoniosa sintesi di natura e grazia, di fede e ragione. Una sintesi prodigiosa che rimane un modello per ogni epoca e per l'avvenire della Chiesa. È interessante oggi constatare come contro le mode intellettuali di questo tempo, nel terzo millennio si assista ad una nuova fioritura di studi tomisti, dei quali è particolare protagonista questa università. È motivo di gioia salutare questo sviluppo e incoraggiarlo come una promessa per le nuove generazioni che vorranno evitare derive superficiali affidandosi alla saggezza
e all'equilibrio del dottore comune. Laddove infatti viene a meno l'equilibrio umano e spirituale tra natura e grazia, tra fede e ragione, si rende libero il terreno per la diffusione della superstizione, dell'esoterismo, di visioni e apparizioni, così come per ipotesi azzardate che lasciano confusa l'intelligenza e vacillante la fede, in mancanza di un radicamento nella parola di Dio interpretata nella continuità della grande tradizione cristiana. Cari amici, laus tibi Christe, rex eterne glorie. La parola di Dio è il Cristo vivente, il risorto, che ci viene incontro in ciascuno dei nostri fratelli, nella Sacra Scrittura e nei sacramenti della Chiesa. L'Eucaristia che celebriamo è il luogo per eccellenza di questo incontro, che ci lega a Lui come membra viventi del Suo corpo, che è la Chiesa. Questo corpo mistico ed ecclesiale si nutre ogni giorno del suo corpo eucaristico per vivere del suo spirito e diffondere il suo amore sul mondo. La Chiesa, sposa il corpo di Cristo, attraversa i secoli con il suo corteo di santi e di sante, tra i quali i profeti e i dottori occupano un posto d'onore ed essenziale. Essi sono la prova della vittoria dell'amore sul peccato, sull'ignoranza e sulla morte. Ringraziamo Dio per l'inestimabile dono del dottore comune. Ringraziamo la Chiesa perché ce lo raccomanda costantemente, incluso il Concilio Vaticano II, come modello di fede e di vita intellettuale, modello di saggezza e di dialogo per l'irradiazione del pensiero cristiano. Restiamo attaccati alla sua autorità plurisecolare, al suo metodo teologico che si accompagna a un pensiero filosofico articolato e aperto, alle sue splendide preghiere che alimentano la contemplazione e la vita liturgica della Chiesa. Che la sua preghiera ci accompagni in questo giorno di gioia, di letizia domenicana e accademica, nonostante i condizionamenti della pandemia. Che la sua intercessione susciti e accompagni la nostra libertà di pensiero, ottenendoci la grazia di una maggiore docilità al soffio dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, in ogni tempo occorre pregare,
ma soprattutto in questi giorni di Quaresima dobbiamo rivolgere a Dio la nostra preghiera più assidua e fervorosa. Per Sua Eccellenza Marco Cardinale Ruglè, grazie a Dio per la sua presenza in mezzo a noi in questo giorno solenne. La potenza dello Spirito Santo lo assista ogni istante nel suo ministero e lo illumini con sapienza in ogni scelta, per quanto è chiamato a compiere per ogni anima e per il bene della Chiesa a lui affidata. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Per la nostra università, per la persona del nostro magnifico rettore Padre Paluk, per tutte le autorità accademiche, per il corpo docenti e per quanti collaborano attivamente ad ogni aspetto della nostra realtà, per tutti gli studenti e per quanti si avvicinano all'Angelo, perché in spirito di servizio e collaborazione e ci si orienti sempre più concretamente verso obiettivi di sinergia e convergenza dell'offerta formativa, integrando ricchezza e diversità di ogni facoltà, preghiamo. Signore, per tutti i presenti e per quanti ci seguono via streaming, eleviamo al Padre la nostra accorata preghiera, perché quanto prima possiamo vincere la comune battaglia contro la pandemia e riprendere vita integralmente per ogni aspetto del vivere quotidiano. Preghiamo. Signore, ascoltaci. For the Holy Father, all cardinals and bishops, that they may continue to follow the call of Christ to administer the sacraments to sanctify the Church, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the sick and the suffering, that they may experience the healing hand of Christ, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the faithfully departed, that they may enjoy the eternal wedding feast of the Lamb, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Concedi al tuo popolo, Signore, di convertirsi a te con tutto il cuore per ottenere dalla tua bontà ciò che osa chiedere con fiduciosa preghiera per Cristo nostro Signore. Amen. Presentiamo a te perché diventi bello.
per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Trasforma per noi, o Signore, in sacramento di salvezza l'offerta che ti presentiamo come segno del nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, la notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo a tutti, Signore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te, perché possiamo ottenere il regno promesso per i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Sisto, San Domenico, San Tommaso, San Giovanni Paolo II e tutti i santi nostri intercessori, presso Prendiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale di questi diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle di te, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio noi amore ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Hey.
Soprattutto Sua Eminenza per la sua omelia, per la sua testimonianza personale, intellettuale. Le sue parole ci donano l'incoraggiamento, la speranza e rimarranno a lungo con noi. Grazie per questo. Dopo l'Eucaristia alle 10:30 cominceremo la seconda parte della nostra festa. Siete tutti invitati ad accompagnarci online, a distanza. A dopo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Idem in Israele.